sono delle merde, diciamo la verità, sono delle merde. Giuseppe, dimmi. Volevo solo specificare che lo spitting di cui abbiamo parlato all'inizio, sì, lo spitting, giusto, Poli, sì, è una pratica di sputarsi addosso durante i rapporti sessuali, sì, si chiama, sì, spitting, è una pratica del sadomaso bondage, insomma BDSM, sì, ed è abbastanza praticata, ecco. Sì, voglio capire, è unidirezionale o può venire da entrambi i partner? Questo ma è il punto. Può venire da entrambi i partner, di solito però c'è uno che riceve e uno che fa, perché cioè per esempio l'uomo che sputa addosso alla donna, come dominazione, o meglio ancora la come donna che sputa addosso all'uomo. Sì, o anche si può fare, certo, come umiliazione, come pratica di umiliazione, cioè ti sputo, per esempio Parezzo te lo risponderà, eccoci, hai qua, mai sputato? No, ma adesso però scusami, hai mai sputato alla tua partner durante un rapporto anche sessuale, che conosci mio pure, e io spero che ascolti e che ti quereli partner, e spero che ti quereli, posso spero dirti che una ti cosa, posso, ragazzi, posso farvi una confessione, a me piace parecchio, beh, a me sputare piace sputa. Che ti devo dire, sputa fammi sputare, però non far passare tutto questo, non far passare tutto questo, questo francamente è abbastanza normale, no, io ti prego, io ti dico fallo, perché sono veramente libertario, mi rappresenti come un bigotto, lo sputato, lo spitting è normale, in faccia, fatti sputare in faccia, ma non dire che è normale. No, ragazzi, non dirlo, questo non dirlo. Lo dico, Gottardo, dammi una mano, questo è normale, farsi sputare o sputare? Ma quello è un altro matto. Non è normale, no, non è normale neanche per me, meno farsi male sputare meno addosso non è normale neanche male a me, ragazzi, non è capitato, ma come cazzo siete nemmeno a me, ma ragazzi, meno male, cioè tu non hai mai sputato una donna? No, non mi permetterei mai, ma quando hai una donna davanti a te e per umiliarla sessualmente, ma naturalmente, perché gli sputi addosso, gli ma sputi in faccia o sputi sulla vagina, ma dove cazzo siete vissuti? Ma come fermo. Ma come avete campato finora? Sulla vagina è tutto un altro discorso. Sì, d'accordo, hai ragione, lasciamo perdere quello. Stiamo parlando dello sputo in faccia. Va bene, d'accordo, stiamo parlando dello sputo in faccia per umiliazione. No. Fermi tutti. Lorenzo da Milano, avanti tutta, dai. Avanti tutta, Lorenzo da Milano, vai. Sì, eccomi. Dimmi. Allora, vorrei dare il mio contributo sulla teoria degli sputi che si è pensato poc'anzi. Ma ragazzi, ma gli sputi sono fondamentali, inutile che ci giriamo intorno. Per me sono fondamentali. Io quando sto con una donna, ogni tanto, dipende da che donna, amo sputare. Sputare dappertutto, in faccia. Allora, dappertutto, mamma dai. Mia, una bella sputalzata in faccia, dai, con schiaffo annesso. Mamma mia, esatto, mi stai anticipando, che bassezza. Sono due tipi, sono i tecnici e quelli praticamente dominanti. Il tecnico è quello ovviamente sul sedere, sul culo prima di penetrare, giusto? Non ho capito bene. Anche durante. Non ho capito bene. Lo sputo tecnico? Ah, vabbè, quello tecnico per preparare, diciamo, il sesso anale, d'accordo? Esatto, sì, perché può essere sulla mano, poi sì, quello non è anche indice, quello non è indice, diciamo, di dominazione, no, non è spitting quello, no? Giusto, Paolo, quello mi corregge. Quello è lo sputo tecnico, sì. Poi? Mentre invece i dominanti ci sono, ovviamente, si dividono allora in varie categorie. Sono quelli in faccia, sì, ovviamente, garantissimo, sì, bellissimo. Sì. Sulla schiena, sì, ovviamente, sì, con schiaffo anche, o vabbè, andiamo avanti. Dunque, dopo questa descrizione tra sputo tecnico e sputo dominante, che è importante, aspetta, interessante. E quello è il fondamentale, quello in bocca, lo sputo in bocca a fontanella. Sputo in bocca a fontanella, cioè quando tu praticamente sei sopra e fai calare la tua bava nella bocca dell'altra persona. Ottimo quello, ottimo, bravo, mi hai ricordato un'altra cosa. Lo sputo a fontanella significa far calare la bava così. Esatto. E quello mi faccio fare, a volte mi faccio fare anch'io, ovviamente. Quello è l'unico che io posso subire anche. L'unico che puoi subire, Lorenzo, andiamo d'accordo su tutto. Chi ha votato lei alle ultime elezioni, posso chiederglielo? Ha votato sinistra, sicuro, la sinistra. Guarda, per benista, Parenzo, io ti stimo veramente tantissimo intellettualmente. Cosa hai votato, Lorenzo? Dimmi cosa hai votato, così accontentalo. No, non ho votato purtroppo. Non ho votato, però sei tendenzialmente di sinistra, ragazzi. Di destra, purtroppo. Di destra, va bene. Allora, non ho altre domande. Però ti posso dire che questo mondo qua, che tu invece dipingi come un mondo sovranista, te lo ripeto per l'ennesima volta, è chiaramente un mondo che è dall'altra parte. Cioè la promiscuità, le perversioni sessuali sono assolutamente di sinistra. Diciamoci la verità. Poi ormai è tutto trasversale. Però se vogliamo attribuire un campo politico a questo tipo di perversioni, soprattutto alla promiscuità, allo scambismo, è da quella parte che dobbiamo guardare, non al sovranismo. Ma lo dice la parola stessa. I socialisti ne presero un sacco di sputi, ma non era fondazione quella. Fermi tutti.